Ciao a tutti, Dream McMoon vi dà il benvenuto a un nuovo episodio di Super Frida! Benvenuti nell'anno nuovo anche con Frida. Sta lavorando a casa attualmente perché sì, il suo prossimo turno è mercoledì alle 10, però ci portiamo avanti e deve trasmettere in streaming per 4 ore e guardare video buffi su Sim.tv per 2 ore. Le ho anche fatto momentaneamente cambiare l'aspirazione, che è maga dei computer, e ha già completato il videogioca per un totale di 5 ore. Beh sì, ci avrà giocato ben più di 5 ore finora nella sua vita. Per cui sì. C'è anche Kimberly. Comunque, che posso dire di questa serie? Questa serie, vabbè, continuerà durante il 2018 sicuramente e più avanti, non subito però, più avanti, tra qualche mese, forse, vabbè, tra qualche settimana, magari più che qualche mese, comincerà una serie spin-off di questa serie con protagonisti tutti gli amici di Frida, per cui con i sim che mi avete inviato, e molto probabilmente farò un episodio di Super Frida e uno della serie spin-off. Ehi, oggi stavo pensando di farmi un giro in città, potrei prepararmi a casa tua? Beh, sì, ovviamente. Ovvio, mi sembrava strano che Julian non fosse ancora arrivato. Prego, entra pure, fa come se fosse a casa tua. Ormai sei più qua che a casa tua, in effetti, per cui sì. Basta che non mi disturbi mentre devo lavorare. Insomma, l'idea per quanto riguarda le serie è quella di alternarle, fare un episodio e un episodio. Beh, io direi che potremmo anche velocizzare. Julian, io sono arrabbiata con Erda, per cui lasciala stare. Erda non vuol saperne di fare cuccioli e sono piuttosto incavolata con lei, a dirla tutta. Quanto abbiamo trasmesso finora? 2 ore. E poi dobbiamo guardare video buffi, per cui diciamo che è un lavoro facile. Ci impiegherà solo un po' di tempo, tutto lì. Tu stare con quel libro in mano per tutta la tua vita? Salvatore Rossi, chi è? Non si sa chi è. Ho capito chi è. Ho pensato che forse gli opposti si attraggono. Forse è una pazzia. Ma perché non ceniamo qui? Creek Bistro, vediamo se l'atmosfera si scalda. Beh, ti ringrazio per, anzi, dato che dobbiamo comunque andare avanti con questa serie, sì, accettiamo l'appuntamento. Perché? Chiaramente Frida, dovendo fare tutte le aspirazioni, potremmo anche cominciare quella romantica, no? Quella di romantica seriale, però attenzione, perché poi quando farà l'aspirazione di anima gemella, chiaramente sarà Julian, però prima di Julian ne arriveranno tanti altri, per cui perché no? Questo è il tizio con cui con cui siamo quasi arrivati alle mani nell'episodio scorso, poi siamo arrivati alle mani col tizio che aveva il chiosco, però questo sono dettagli, insomma. E cambiamo quindi momentaneamente l'aspirazione romantica seriale. Vai a 2 appuntamenti, beh, questo è uno, penso, no? Forse no. Forse non è un appuntamento, però non si sa mai. Carino questo posto. Non so nemmeno se ci sono mai stata, sinceramente. Siamo a Newcrest. Questo cos'è? Non lo so, non lo so. Forse è un museo. Ok. Dov'è che ci si registra in questo posto? Scusate. Chiediamo questo tavolo. Chiedi un tavolo. Un posticino appartato, giusto per noi due. Abbiamo lasciato Julian a casa nostra, ma tanto lui non è per ora un interesse romantico. Vediamo se ci danno da mangiare. Ah, è qua che ci si registra. No, 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 non ci credo, non ci credo, non ci credo. Spoiler, hai spoilerato, maledetto, maledetto. Ecco,
Questo è ciò che non doveva accadere, uno spoiler dei nuovi personaggi che andremo ad incontrare oggi. Per cui sì, se avete letto il suo nome non lo so, comunque lui è uno dei nuovi personaggi. Stregoni, chiaramente, o meglio ex stregoni, beh, non lui in particolare. Non lui in particolare, dopo andremo a conoscerli, perché diciamo che Frida ha una specie di sensazione con questo direttore di sala. Ha avuto una strana sensazione guardandolo e ha pensato, questo ha sicuramente qualche segreto da svelarmi. Però noi siamo qua con il nostro amico Salvatore, per cui altre scelte. Descrivi l'estetica. Proviamo a tornare su un'altra aspirazione. Non negozio i premi. Però abbiamo già 2900 punti. Qualcosina potrei già riscattarlo, in effetti. Imprenditoriale non sarebbe male. Maggiori probabilità di ricevere una promozione durante la carriera. Vescica d'acciaio tendo a sbloccarlo abbastanza in fretta, perché sì, mi piace che i sim non debbano andare in bagno. Però potrei cominciare con instancabile a questo giro, però dobbiamo aspettare 4000 punti. Ad ogni modo, cambiamo aspirazione, vediamo che possiamo fare mentre siamo qua. Popolarità, ovviamente. Amica del mondo, sì. Tanto avremo un sacco di amici prima o poi, per cui... E ho un'altra strana sensazione. Ho una stranissima sensazione guardando di spalle una delle cameriere. Oh oh, oh oh. Ed ecco l'altra sim che oggi andremo a conoscere, un altro dei personaggi. Ed ecco perché Frida ha questa strana sensazione, non è tanto lui... Ma sente queste vibrazioni provenire dalla cucina? E, cioè, io... Vabbè, non vi dico niente, perché più tardi si conosceranno, probabilmente quando verrà a portare il cibo, però finché non ordiniamo, logicamente, il cibo non ce lo portano. Per cui, ordina per il tavolo. Compra una scatola di giocattoli, ma cosa te ne fai? Ne hai già una. Allora, che ci prendiamo da mangiare? Non so nemmeno cosa propongono di piatti. Roba a base di pesce. Sì? Tutto pesce. Va bene, allora ci prendiamo due grappo blanco di Granite Falls per entrambi. E ci prendiamo... Frida ha fame, in realtà. Per cui potrebbe prendersi qualcosa di sostanzioso. Del salmone, sì, grazie. E per lui prendo... lui lo vedo da tacos di pesce, non so perché. Va bene. Oh, eccola qua. Salve signori, cosa vi porto? E lei ha subito questo sguardo come per dire, avverto una strana sensazione. Lei non ha idea del perché è qua. Cioè, lei non lo sa ancora. Si è semplicemente ritrovata in questo mondo, ha dovuto trovarsi un lavoro e semplicemente è venuta a lavorare in questo ristorante che ha appena aperto. Però ha avuto queste strane vibrazioni provenire da lei. Vabbè, togliamo questa cosa della scatola per animali. E cucina. Oh, tutto che ruota attorno agli animali. Basta, per favore. Ma piantala! Fai complimenti a qualcuno. Oh! Finalmente. Dai la chiave dell'appartamento. Potremmo darla a Kimberly. Potremmo fare complimenti a lei. A lei che, vabbè, sta andando a servire altre persone. Però c'è già lui. Vieni da noi. Su, via, vieni da noi, cameriera. Cameriera! Qua sta entrando... No, mi sembrava qualcun altro. Vabbè.
Vedete, lei continua a lanciare occhiate in questa direzione. Cioè, sente che c'è qualcosa di strano. Ma potresti venire a servirci, per favore? Cioè, non avrai idea di cosa stai facendo qua, però in effetti sei bellissima. Tu, giù le mani. Ti sposti, che voglio farle una foto. Niente, il momento è passato. Si era messa in una bellissima posizione. Ma doveva portarcelo lei il cibo. Strano che sappia già usare uno smartphone. Non dovrebbe essere da lei. No, cos'è almeno? Sì? È uno smartphone? No, forse un taccuino per le ordinazioni. Bene, buon appetito. Ups. Vabbè, questa è una scena da immortalare, in effetti. Lei fuori con qualcun altro, ma incontra chi? Esattamente chi doveva incontrare oggi. Se non è questo un segno del destino. Se non è questo un segno del destino. Però mangiate per favore. Vediamo di diventare un po' amici. Anche se in realtà non è che mi interessi particolarmente fare amicizia con questo tizio. Cioè, io voglio solo averci una relazione. Io, Frida. Io, per carità. Sì, salve. Allora, facciamo i complimenti a lei. Presentazione allegra. Vieni qua. Sì, dovrei smetterla di stalkerarla. Avete finito? Va bene. Alzati. Frida, alzati e vai a fare i complimenti alla cameriera. Non allo chef, ma alla cameriera. Amichevole. Complimentati per l'abito. Che poi, vabbè, è vestita da cameriera, per cui perché dovrebbe complimentarsi? E lei accetta. Vedete, lei ha questo sguardo sempre da... Ma io ti conosco? O qualcosa del genere, insomma. Non tanto da ma io ti conosco, ma da... Sento qualcosa, sento che siamo in qualche modo collegate. Sì, volevo fare una foto decente, però vabbè, con lui che fa questa faccia, di certo non possono essere foto decenti. Allora, molla qua un attimo lui e vai a parlare con lei, perché anche Frida ha sentito qualcosa. La cagliente che sta mangiando fuori con questo qua. Ti spezzerà il cuore, caro, lascia stare. Ah, devi andare in bagno. Va bene, vai, in bagno. Però poi andiamo a parlarle, eh. Ma dove stai andando? Il bagno è qua. Usa. Ma perché hai fatto tutto questo giro per andare in bagno? Dai, su. Lavati le mani, veloce. Dov'è la cameriera? Eccola qua. Amichevole? No, ci mancava anche il tizio che entrava in bagno. Impara a conoscere, perché in effetti, cioè, si lanciano occhiate da un po' loro due, per cui cerchiamo di capire chi è. No, Frida, non hai capito, dovevi uscire. Mamma mia, che complicata che sei oggi. Cos'è successo? Devi ancora riprenderti da Capodanno? Amichevole. Impara a conoscere. Ma perché fai sti giri strani? Niente, non vuol proprio saperne.
Impara a conoscere. Io non vi ho ancora detto il suo nome, ma c'è un motivo per cui non ve l'ho detto. E tra l'altro è bellissima. È splendida. Sì, è Frida che puzza, non ti preoccupare. Niente, non c'è modo. Non c'è modo. Allora, verremo noi a trovarti un'altra volta. Termina il pasto e paga il conto. Ups, non volevo schiacciare mappa, non volevo. Scusate. Ce la fai almeno a fare quello? Sì, grazie. Benissimo, torniamo a casa. Grazie, Salvatore, anche se siamo stati noi a pagare. Comunque, non c'è problema, chiamaci pure quando vuoi. Ma in fondo anche no. Eccoci di nuovo a casa e manderei Frida a farsi una doccia molto velocemente e poi a dormire perché è tardi. Vabbè, domani non deve andare a lavorare, però dobbiamo completare il suo lavoro. Però, prima cosa in assoluto che voglio fare, no, Erda non ti dà nessun fastidio, anche se tu fai la doccia e lei è lì, non è un problema. Poi dovresti sapere che umani e gatti vanno sempre in bagno insieme. La prima cosa che voglio fare domani è andare a conoscerli. Magari può chiedere informazioni alla sua informatrice personale, che è Kimberly, oppure telefonare un po' in giro per capire dove possono essere stati avvistati questi tizi. Bene, allora buonanotte e ci vediamo domani mattina. E c'è il topo che gira. No, è andato via! Vabbè. Svegliati, dai. Facciamo colazione? No, 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 niente colazione. Chiediamo subito informazioni. Per esempio, chiamiamo Julian. Julian, chiacchiera. Perché sei al computer? Non navigare su internet. Chiacchiera con Julian. Ah, buongiorno postina. Devo anche pagare le bollette, mi sa. Infatti, l'affitto. Topo! Topo, topo! Topo, topo! Yay! Vediamo se riesco a prendere un'angolazione migliore. Scusate, ma io non resisto. Quando ci sono queste scene qua. C'è una risoluzione più bassa e non potrebbe avercela questo topo. Ma va che ti sta girando intorno, ti sta prendendo in giro Erda, vai a cacciarlo. Ma santo cielo. Allora Julian, tu sì, cosa mi dici che... Ah sì? Ma davvero abitano vicino a te? Insomma, lei ha recuperato un po' di informazioni da Julian. Guarda un po'. Non aggiornare lo stato, mamma mia. Allora, dato che appena scoperto che hanno avvistato i nuovi camerieri vicino a casa di Julian, o meglio, Julian ha avvistato i camerieri vicino a casa sua. Noi ci cambiamo di abito, ci mettiamo questo e andiamo subito a casa di questi qua, perché è proprio la casa dietro a quella di Julian. Adesso che c'è? Sale di livello in carisma. Ah, ok. Va bene, andiamo. E infatti a Willow Creek si è appena trasferita la famiglia Pagani. Questa l'ho creata io e è, diciamo, l'ultima famiglia che farà parte di questa storia. Per chi mi conosce, per chi mi segue ed è stato attento nella serie The Sims Medieval, saprà benissimo, almeno il cognome Pagani dovrebbe dire qualcosa. Infatti, ho ricreato quelli che sono i miei personaggi preferiti di The Sims Medieval e qua avrete sicuramente capito chi sono, perché sono niente meno che Agatha, che in The Sims Medieval è la maga, o meglio, la strega. E Erasmus, che tecnicamente è solo il padre di suo figlio, però sono amanti, o meglio, nella loro società sono amanti, e Erasmus è appunto il fabbro del mio regno. E c'è anche il loro figlio Smeraldo. E poi ci sono i loro famigli, Gaia, che è il famiglio di Agatha, e
e Astro, che è il famiglio di Smeraldo. Vabbè, Rasmus non è uno stregone, per cui solo loro due hanno famigli. Infatti, Smeraldo tecnicamente è un piccolo stregone, prenderebbe in The Sims Medieval il posto di Agatha, nel caso che Agatha dovesse venire a mancare. Comunque, li ho ricreati, spero, il meglio possibile anche nei tratti e spero che siano riconoscibili, diciamo che perché sono qua? Perché proprio, cioè, cosa ci fanno qua dei Sim vissuti un millennio fa? Perché in The Sims Medieval un giorno mi è capitato che sono arrivati dei tizi all'interno di una macchina del tempo, fondamentalmente, anche se i miei Sim l'hanno interpretata come una bara di cristallo e metallo, o comunque di vetro e metallo, qualcosa del genere. E Smeraldo, incuriosito da questo marchingegno, ci è salito ed è andato avanti nel tempo. Dopodiché è riuscito in qualche modo, non si sa come, a tornare indietro, ha preso su i suoi genitori e ha detto: "Mamma, papà, ho trovato un posto fichissimo", cioè no, non avrebbe detto fichissimo, però qualcosa del genere, insomma il senso è quello, e ha portato i suoi genitori in questo posto che lui ha trovato magnifico. Sicuramente lui interpreta tutto come magico, le macchine, i cellulari, i computer e tutto il resto. Però vabbè, Agatha in realtà ha perso i suoi poteri perché è capitata in un'altra dimensione e in un altro tempo, una dimensione in cui non esiste la magia. Insomma, come tutti gli altri. Smeraldo, sì, a lui piace combinare casini. Conosciamo abbastanza bene il tizio, almeno chi mi segue in quella serie. Per cui andiamo a casa loro, ci prendiamo dietro Erda, magari potremmo prenderci dietro anche qualcun altro. Prendiamoci dietro anche... Beh, Agatha può tornare a casa, in effetti. E stessa cosa Rasmus, che vedo che sono ancora al bistrò. Rasmus, ah, Rasmus non lo conosco bene. Ci prendiamo dietro, stavo dicendo, Sansa con il suo Sirius. Dato che andiamo lì, proviamo anche di nuovo a far accoppiare i due intendo Erda e Sirius. Eccoci al bungalow del ruscello dove si sono trasferiti. Ah, ok, sono... Oh, cosa è successo? Oh, amore! Amore! Ci sono Gaia e Astro che si stanno coccolando. Tesori! Però cosa è successo qua a voi? Non ho mica capito. Cioè, Rasmus è praticamente scandalizzato quasi. No, sono tutti inteneriti. Forse è da loro due che si fanno le coccole. Oh! Vabbè, e allora... Conosciamo un po' meglio la nostra cara Agatha, che adesso ve la mostro meglio. Secondo me è venuta, non dico uguale, ma quasi a com'è in The Sims Medieval. Solo che qua la faccia un po' meno da pazza, in effetti. Ciao ciao! Insomma, visite dal lontano passato. Ma perché parli di divorzio? Ah no, beh no, no, noi non siamo divorziati, semplicemente siamo amanti, abbiamo avuto un figlio. Però lui è piccolino, non riesce ad andare a casa. Facciamo presentazione amichevole. Ah sì, lei è una canterina. Allora, prendi in braccio e ti mettiamo qua, metti Astro giù qui. Lo portiamo in casa, poverino, e gli riempiamo anche la ciotola. Riempi la ciotola. Ah, mamma mia, che infarto! Lo smanaccio mi fa sempre venire un colpo.
Sì, dovremmo anche fare qualcosa allo Smanet Show, però no, non adesso, perché dovrei arrivare a un punto più alto, diciamo, della carriera di... No, 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 dell'abilità di programmazione, per cui dovrei vincere un torneo o di videogioco o di programmazione. Cosa c'è? Ah, è andata a baciare la sua amica. Ora da brava, Erda, vorresti provare a ma non svuotare i rifiuti. Ad accoppiarti con Sirius, per favore? Grazie. E c'è Sansa che sta facendo conoscenza col piccolo. Vediamo. Speriamo che vada a buon fine, dato che l'ultima volta si sono picchiati. Dov'è finita? Ah, perché lui stava mangiando. È corsa via. Loda. Ma cosa lodi? Rifiuto dell'animale. Niente, proverò un'altra strategia. Comunque, noi siamo venuti qua per un motivo. Eccola lì che Agatha legge, ovviamente. Chiede della sua giornata, insomma, come siete arrivati qua? Ecco, questa scena è esattamente ciò che vedremo, che vediamo anzi in The Sims Medieval ogni volta che siamo con Agatha. Cioè, lei secondo me è, dicevo, stavo dicendo, è uguale. O comunque molto simile. E mi piace tantissimo. Chiedi della carriera. Insomma, chiediamole come è arrivata qua. Discuti degli interessi. Cameriera di livello 1. Beh, sì. Abbiamo visto che è cameriera. Chiedi della sua giornata di nuovo. Insomma, come siete arrivati qua? Non ci crederai mai, ma siamo entrati in una bara di cristallo e metallo e siamo giunti qua. Non ci crederai mai. E ovviamente, cioè, non sa esprimere il concetto di macchina del tempo. Ma Datone, cosa c'è? Ma quanto è bellino! Facciamo anche conoscenza con Rasmus. Lui invece non è molto uguale, perché cioè è molto più giovane qua. Non sono riuscita a dargli l'aspetto un po' più maturo che ha in The Sims Medieval, infatti ho dovuto mettergli un po' di barba, se no sembrava davvero un ragazzino. Ho cercato di riprodurlo al meglio in tutto, nei tratti, nel naso, eccetera, ma ho fallito. Evidentemente ho fallito. È amichevole. E tu cosa fai nel mondo? E io sono Fabbro. Ah sì, esistono ancora. È 24 ore per pagare le bollette. Vabbè. Ah, però c'è ancora qualcuno che al mondo fa il Fabbro. Però non lo sapevo. E lei, bravo, bravo. Ma cosa fanno? I fabbri costruiscono razzi? Boh, non si sa. E io invece, sai, sono nella carriera di videogiochi e lui si starà chiedendo ma che cavolo vuol dire. Amichevole. Cos'è questa musica? Ah, sarà la TV. Infatti. Non ci staranno capendo nulla di quello che capita attorno a loro? Lei pensa al caffè? Però questo caffè è molto buono. Non ne conoscevo l'esistenza. E anche il formaggio grigliato, e poi la musica, c'è questa cosa, cioè, c'è questo disco che suona da solo. Vabbè, sì, i lama ci sono anche nel Medioevo, credo. O almeno in quello simico. Cosa c'è, patatino? Vabbè, presentazione cauta. Erda dov'è finita? Ah, si sta tirando le unghie.
Sento un rumore strano. Non so cos'è, vabbè. Rasmus è attivo, che è l'unico tratto che non sono riuscita a fare uguale a quello che avevo in The Sims Medieval, perché era intraducibile nemico della Gilda, ovviamente, quindi gli ho dato il tratto attivo. Comunque lui, essendo un fabbro, gli piace stare in forma, perché gli servono i muscoli, ecco. E infatti, gli servono muscoli per battere col martello sull'incudine. Ma perché parlate di cuori spezzati? Avete litigato? Discute degli interessi. Conversazione profonda. Dovremmo anche fare un salto alla clinica, a dire il vero, che da un sacco che non ci andiamo. Dobbiamo terminare queste cose qua. Comunque, la mia intenzione adesso era quella di chiudere, diciamo, la conoscenza delle famiglie che faranno parte di questa serie. Ho bisogno di uscire un po' di casa. Ti unisci a me per pranzo qui? No, ci sono appena stata al ristorante. Ti ringrazio tantissimo, molto gentile, però no, grazie. Un'altra volta. Dicevo, vorrei chiudere, magari li salutiamo e torniamo a casa, che comincio anche a essere stanca e affamata. Vorrei chiudere la presentazione delle famiglie che fanno parte di questa serie, e quindi dalla prossima volta andremo avanti. Ho in mente già dei cambiamenti, degli sconvolgimenti, diciamo, se vogliamo chiamarli così, della vita di Frida, perché volevo cominciare dei club magici, diciamo, ma per farlo, avendo troppi personaggi, mi toccherà crearne due, quindi o ne faccio tenere due da Frida con persone diverse, oppure ne faccio tenere uno a Kimberly e uno a Frida. Kimberly chiaramente dovrà trasferirsi da lei. Anzi, fatemi sapere cosa dobbiamo fare. Prendi l'avanzi. Ditemi voi se devo far creare a Frida due club, magari con gli stessi interessi, magari cambiando un po', diciamo, e mettere alcuni sim in un club e altri sim nell'altro club, oppure far trasferire Kimberly da noi, far provare Erd e Plumbob, il famiglio di Kimberly, ad avere dei cuccioli, dato che essendo nella stessa unità familiare riuscirebbero, a quanto pare. Sì, ci sono i topi, ma se Erd non viene a fare il suo lavoro non so che farci. Dicevo, a quanto pare gli animali non riescono ad avere cuccioli, probabilmente è un bug, se non sono della stessa unità familiare, almeno così mi avete detto nei commenti. Quindi fatemi sapere voi cosa fare. Trasferiamo Kimberly e il suo famiglio e facciamo due club, uno tenuto da Frida e l'altro da Kimberly, oppure facciamo, non trasferiamo Kimberly e facciamo tenere a Frida due club. Ditemi voi. Erda, ti prego, non puoi farti le unghie sul roditore. Ma qua possiamo fare qualcosa. Davvero? Lamentiamoci col padrone di casa, cioè per 500 simoleon alla settimana potrebbero non esserci top in questo appartamento del cavolo. Questo che cos'è? L'amore ai tempi della pastiera. Era quello che stava leggendo Julian prima. Ma perché fai così? Sei in regola coi pagamenti, quindi darò un'occhiata. Beh, non sarò in regola ancora a lungo, per cui poi paghiamo le bollette. Basta che non gli fai male. Qui sembra tutto a posto, però non richiamarmi troppo presto, eh? No, lo vedremo. Lo vedremo. Oh, amore miei. Quindi io vi ringrazio per avermi seguita fin qua. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ditemi nei commenti cosa dobbiamo fare. Vai a dormire. Quindi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di iscrivervi, di commentare, di mettere mi piace. E iscrivetevi anche ai canali dei miei amici youtubers, che sono Drago Anonimo, Invisibile, Valucia Sims e Roycraft. Trovate tutto quanto in descrizione, anche gli episodi precedenti di ogni serie che ho pubblicato finora. Per cui, grazie di nuovo, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata! Ciao a tutti!